Anche questa mattina a Pescara le forze dell'ordine sono state chiamate a intervenire su segnalazione dei cittadini nel parco di Piazza Santa Caterina per un controllo antidroga dei carabinieri finito però con un nulla di fatto. L'area verde al centro della piazza è da tempo oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione comunale per trovare soluzioni al degrado e agli episodi di microcriminalità con l'ausilio delle forze dell'ordine, impegnate in ispezioni quotidiane per scoraggiare comportamenti illeciti. Nella stessa direzione si muove ora anche la Commissione Sicurezza, guidata da Armando Foschi, che chiede di accendere un faro sul commercio per un giro di vite contro gli abusivi. L'amministrazione comunale di Pescara non ha mai abbandonato questa zona. Abbiamo tenuto qui all'interno del parco un consiglio comunale straordinario proprio per puntare l'attenzione su quello che avviene in questa zona. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo da parte della commissione da me presieduta che ha fatto seguito all'azione del comando dei vigili urbani con il suo gruppo Giona. Sono intervenuti, hanno identificato una trentina di persone, sono stati elevati 10 DASPO. La polizia urbana con il suo gruppo Giona è sempre presente in zona, controlla tutte le attività commerciali, le attività produttive, gli artigiani, i parrucchieri, quindi un'attenzione massima. Lunedì torneremo sul problema in commissione congiunta con le attività produttive. Abbiamo invitato il dirigente del settore commercio, l'assessore al commercio e il comando di polizia municipale per verificare tutte le licenze che sono state rilasciate negli anni in questa zona, che sappiamo creano aggregamento e raduno, proprio un raduno da tutta la città, perché i residenti ci dicono che in questa zona c'è spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Il parco è stato dato in gestione all'Associazione Umana di Mora, che svolge quotidianamente attività ludiche con le famiglie, con i bambini, quindi c'è piena attività che serve ad allontanare la microcriminalità, largo spazio alle famiglie, la microcriminalità fuori da questa zona.